L'Eneide di Virgilio. Indubbiamente, il nuovo ordine politico instaurato dall'imperatore Augusto richiedeva un poema che celebrasse la gloria di Roma. L'Eneide di Virgilio avrebbe mostrato non solo la forza delle armi romane, ma anche comprensione per i vinti e compassione per le sofferenze dei feriti e dei caduti. La generazione uscita dalle numerose guerre civili, infatti, in cui l'odio di parte aveva sopraffatto vincoli familiari sacri per i romani, non avrebbe apprezzato né compreso un'opera come quelli di Omero e neppure come quelli di Nevio e di Ennio, dove invece veniva esaltata l'arte della guerra. L'Eneide nasceva pertanto come simbolo della nuova comunità uscita da queste guerre in una prospettiva però non circostanziata all'Italia, ma aperta sempre più all'accoglienza di nuove popolazioni, di nuove genti che entravano man mano a far parte dell'impero romano. Era allo stesso tempo un'opera che metteva in luce la gens Iulia, rivendicando così la propria discendenza da Iulo, figlio di Enea, e sotto la cui guida si compiva il nuovo ordine. Per tenere insieme in un unico dominio popolazioni con linguaggi, tradizioni e religioni diverse, era necessaria la presenza di un sovrano che appunto veniva presentato come il discendente di una stirpe divina. Quando al poeta fu chiesto di redigere un poema che celebrasse la grandezza dell'opera pacificatrice dell'imperatore, Virgilio rispose componendo un poema epico in 12 libri, che si riallacciava alla grande tradizione omerica. Difatti, nel poema sono narrate le peripezie dell'eroe troiano Enea. Peripezie che attraverso Cartagine e poi la Sicilia lo avrebbero condotto fino nel Lazio, dove fonderà la nuova civiltà, dando origini a Roma. Virgilio non proponeva dunque la glorificazione diretta di Augusto, ma scelse la strada del mito per ricollegare la storia romana a quella greca e dipingere così un affresco in cui Roma aveva il ruolo di realizzatrice di un grande destino storico, ovvero quello di governare e unire tutte le popolazioni abitanti il Mediterraneo. Ma vediamo brevemente il contenuto dei 12 libri del poema virgiliano. Nel primo, Enea viene perseguitato dall'odio di Giunone ed è dunque costretto, a causa di una tempesta provocata appunto dalla dea, ad approdare presso le coste africane di Cartagine. Qui viene accolto in maniera benevola da Didone, la regina Fenicia, la quale gli chiede di narrare le vicende che hanno portato alla distruzione della città troiana. Nel secondo libro, l'eroe racconta dell'inganno del cavallo, della presa e dell'incendio della città e della fuga durante la quale egli perse la sposa Creusa, riuscendo tuttavia a salvare il padre Anchise ed il figlio Ascanio. Nel terzo libro, Enea, con una flotta di circa 20 navi, muove alla ricerca della terra a lui destinata. Dunque, prima approda sul litorale della Tracia, dove si accinge a fondare una nuova città. Qui ruba un ramoscello di mirto che trasuda il sangue del giovane Polidoro, il figlio di Priamo, affidato al re di quella terra e da questi invece, purtroppo, ucciso. Inorridito da un tale prodigio, fugge da lì e si reca prima a Delo a consultare l'oracolo e poi a Creta. Infine, avvertito dai penati, fa rotta verso le coste italiche.
Durante il viaggio si ferma nelle strofadi, abitate da mostruose arpie, e poi presso il promontorio di Azio, in Epiro, infine in Sicilia, dove però muore il padre Anchise. Di nuovo partito alla volta dell'Italia, viene rimandato indietro da una tempesta sul litorale africano. Nel quarto libro la regina si innamora di Enea e si unisce a lui, ma Mercurio, inviato da Giove, ricorda all'eroe la sua missione, pertanto gli ordina di riprendere il viaggio. La regina, disperata per l'abbandono, si suicida, non prima però di aver profetizzato l'eterno odio tra i cartaginesi e i discendenti dei troiani. Nel quinto libro viene ripresa la navigazione, così Enea fa sosta in Sicilia, dove indice i giochi funebri in onore del padre Anchise. Durante il viaggio che lo porta in Italia, il nottiero Palinuro, colto dal sonno mentre è alla guida della nave, precipita in mare. Nel sesto libro, giunto in Italia, sul litorale della Campania, l'eroe si reca a Cuma a consultare la Sibilla e da lei viene accompagnato nel regno degli Inferi. Lì incontra fra le altre anche l'ombra dello sventurato nottiero Palinuro e quella di Didone. Nei Campi Elisi, Anchise gli mostra i discendenti della sua stirpe e dunque i principali eroi della storia romana. Nel settimo libro dell'opera virgiliana, l'eroe Enea, una volta oltrepassato il Circeo, raggiunge la foce del Tevere e qui stringe un patto di alleanza con il re di quelle terre, Latino, chiedendogli inoltre la mano della figlia Lavinia, la quale però era già stata promessa al re dei Rutuli Turno. Giunone riesce a suscitare la discordia tramite l'intervento della furia Letto, che induce amata moglie di Latino a nascondere Lavinia per sottrarla così alle nozze e spingendo Turno a fomentare la guerra. Una volta rotto il patto, si forma una sorta di coalizione tra i popoli italici a sostegno di Turno e tra questi ricordiamo l'Etrusco Mezenzio. Nell'ottavo libro Enea risale il Tevere cercando aiuto e giunge nel luogo dove sorgerà Roma. Qui ottiene l'appoggio di Evandro, il re di una piccola popolazione stanziata sul Palatino, che gli offre circa 400 cavalieri guidati dal figlio Pallante. Enea viene anche appoggiato da una coalizione etrusca formatasi contro Mezenzio. Venere porta in dono al figlio le armi forgiate dal dio Vulcano e fra queste lo scudo su cui vengono scolpite le vicende future della mitica città di Roma. Nel nono libro, in assenza di Enea, il campo troiano verte in gravi difficoltà e Turno riporta dei successi parziali. Durante un'impresa molto coraggiosa di notte muoiono Eurialo e Niso, i quali erano leali amici inseparabili. Nel decimo libro, al ritorno di Enea con i suoi alleati, si riaccendono gli scontri. Turno uccide in duello il giovane Pallante e poi indossa come spoglia il suo Balteo. Enea uccide il giovinetto Lauso e il superbo Mesenzio. Nell'undicesimo libro i troiani piangono la morte di Pallante, così Enea tenta di ottenere la pace. Durante la battaglia viene uccisa Camilla, una guerriera alleata di Turno. Nel dodicesimo libro, infine, Turno accetta di battersi con Enea, ma Giuturna, una ninfa, sorella del re dei Rutuli, spinta da Giunone, riesce a mandare a monte anche questa soluzione. Ecco che si riaccendono gli scontri e la regina amata, ritenendo Turno già morto,
si suicida. Quando è ormai certa la superiorità degli uomini troiani, Giunone rinuncia a contrastarne la vittoria. Turno accetta di battersi con Enea, ma viene ucciso dall'eroe troiano. Alle sue parole di supplica, Enea esita, ma poi alla vista del balteo di Pallante, acceso d'ira, lo trafigge definitivamente. Ecco la successione di luoghi in cui può essere articolata la parte iniziale del poema virgiliano. Abbiamo la città troiana, la zona della Tracia, Delo, l'isola di Creta, le strofadi Azio e Butroto, Cerauni, il castrum Minerve, la riva dei Ciclopi. Si giunge a Trapani, a Cartagine e di nuovo a Trapani. Infine, Cuma, Gaeta e si giunge presso le foci del Tevere. Appaiono molto interessanti alcune ricorrenze numeriche che il poeta Virgilio ha voluto caricare di valore simbolico. Pensiamo ad esempio a quella relativa al numero 7. Enea e i suoi arrivano alle foci del Tevere alla fine della stagione estiva del settimo anno. A Trapani, durante la cerimonia funebre, appare un serpente che si avvolge sette volte attorno alla tomba di Anchise, a indicare che sette sarà appunto il numero di anni in cui si prolungherà il viaggio per mare verso le coste del Lazio. A Cuma, la Sibilla ordina Enea di sacrificare sette giovenchi e sette agnelle videnti, scelte secondo il rito. Sono le foci del Nilo, il fiume sacro per eccellenza, e sette sono le rocche, i cosiddetti colli di Roma. La scelta delle 14 tappe mirava tra l'altro ad ottenere, insieme al luogo di partenza del viaggio, cioè la città troiana, un sistema di 15 punti organizzato secondo il noto schema appunto speculare, detto anche ad anelli. Questo schema prevedeva che a fatti e motivi del primo luogo della prima parte del viaggio corrispondessero appunto specularmente fatti e motivi dell'ultimo della seconda parte e che a fatti e motivi del secondo luogo della prima parte del viaggio corrispondessero fatti e motivi del penultimo della seconda parte e così via. Ma questa struttura a sette anelli concentrici non allude solo indirettamente ai sette pianeti e al cielo che li contiene, ma li presuppone. Il riferimento ai pianeti si manifesta a tappe alterne. Al suo primo scalo, ovvero in Tracia, sotto il cielo di Giove, Enea si imbatte nella violazione di quella sacra ospitalità di cui Giove è il tutore supremo, l'assassinio di Polidoro. Al terzo scalo, a Creta, sotto il cielo del sole, compare il pestifero astro di Sirio. Scoppia la peste, i campi non producono più, gli alberi non danno più frutti, uomini e animali dunque si ammalano ed infine muoiono. Al quinto scalo ad Azio, sotto il cielo di Mercurio, i giovani troiani festeggiano lo scampato pericolo greco con gare e prove di atletica. E Mercurio è proprio l'inventore dei giochi atletici e delle palestre. Nella prima tappa della seconda parte del viaggio, a Castrum Minerve, sotto il cielo della luna, i troiani approdano ad un porto a forma di luna crescente e vedono in un prato quattro cavalli di candore niveo. Sono cavalli, ovvero animali lunari, mentre il bianco rappresenta la connotazione lunare. Nella terza tappa occidentale, a Trapani, sotto il cielo di Venere, l'eroe compie due riti fondamentali. Sulla vetta dell'Erice fonda un tempio dedicato a Venere e accanto, in un bosco consacrato, colloca la tomba del padre Anchise. Nella quinta tappa, a Cuma, sotto il cielo di Marte,
il troiano scende nell'oltretomba e presso i campi Elisi osserva da un'altura la processione dei suoi discendenti, in particolare dei Romani, il cui capostipite diretto, Romolo, era appunto il figlio di Marte. Con questo balzo nel futuro, Enea scopre che Augusto, figlio del dio Cesare, riporterà l'età dell'oro nel Lazio, nei campi sui quali un tempo aveva regnato il dio Saturno. Dunque, l'ultima tappa del viaggio porterà Enea sotto il cielo di Saturno a toccare quella terra alle foci appunto del Tevere, che non solo era stata un tempo di Saturno, ma che sarebbe tornata ad esserlo un giorno grazie al novello Saturno Ottaviano Augusto. Nel viaggio di Enea, compiuto da Oriente verso Occidente, all'interno di uno spazio circolare che rappresentava la sfera dell'universo con le sue stelle e i suoi sette pianeti, Virgilio ha voluto significare il senso che si augurava di pace universale, di una restaurazione augustea. Ottaviano era nato nella terza decade del settembre del 63 a.C. sotto il segno della bilancia e dunque era stato concepito sotto la costellazione del Capricorno. Astrologicamente il Capricorno rappresenta la casa di Saturno, la porta dell'anno nuovo, l'ingresso del cielo. Sentendosi dunque chiamato a questa consonanza astrale, a una straordinaria missione spirituale e politica, egli aveva promosso e favorito un ordine di idee secondo cui i Romani erano i discendenti di Marte, ma anche di Venere. Augusto, che discendeva appunto da Venere per due volte, come romano ma anche come figlio, e come adottivo di Giulio Cesare, era dunque la persona più indicata per guidare Roma nel suo destino di dominio del mondo. Tutto ciò era scritto da sempre nell'armonia delle sfere celesti. Giungendo presso i campi Elisi, Enea e la Sibilla vedono il sacerdote di Tracia, Orfeo, accompagnare la danza dei beati con la sua cetra a sette corde. La musica di quella cetra è figura dell'eptacordo planetario e l'armonia delle sfere celesti raffigura l'armonia che Augusto avrebbe portato un giorno sulla Terra. Prima della battaglia di Azio, l'imperatore aveva coniato delle monete che lo ritraevano in posa da vincitore con il globo dell'universo sotto il tallone. E dopo Azio, nell'iconografia ufficiale, una vittoria alata aveva presto ottenuto il posto di Ottaviano, ma i lati del globo soggiogato facevano buona guardia le due immagini speculari di Capricorno ascendente e della nascita di Augusto. Di Augusto si diceva che avesse il corpo chiazzato di macchie congenite sparse sul petto e sul ventre, sette macchie disposte nell'identico modo delle sette stelle dell'orsa. Ecco con quali parole il poeta Ovidio ci ripropone il mito dell'età dell'oro. Fiorì per prima l'età dell'oro, spontaneamente, senza bisogno di giustizieri, senza bisogno di leggi. Si onoravano la lealtà e la rettitudine. Non vi erano pene a incutere timore, né parole minacciose si leggevano su tavole di bronzo, né gente implorante clemenza temeva le labbra del giudice, ma tutti vivevano sicuri senza che qualcuno li tutelasse. Non ancora tagliato dai suoi monti, il pino era calato sulle limpide onde per visitare terre straniere e un immortale non conosceva altri lidi all'infuori dei propri. Non ancora fossati scoscesi cingevano le città, non vi era la tromba di bronzo diritta, non vi erano corni di bronzo ricurvi, né elmi né spade vi erano. Senza bisogno di soldati, i popoli vivevano tranquilli in ozi molli.
E la terra, non obbligata, non toccata dal rastrello e non toccata dai vomeri, produceva ogni cosa spontaneamente, e gli uomini si accontentavano dei cibi creatisi in maniera spontanea, raccogliendo i frutti del corbezzolo e le fragole montane e le corniole e le more attaccate alle siepi spinose e le ghiande che cadevano dal vasto albero sacro a Giove. Era primavera eterna, con tiepidi soffi i placidi zefiri accarezzavano i fiori nati senza seme e prontamente il suolo produceva, non arato, le messi e i campi, senza dover restare a riposo, erano gialli di grosse spighe. Fiumi di latte scorrevano, fiumi di nettare, giù lungo il verde leccio stillava il miele biondo. Quando Saturno fu spedito nel Tartaro tenebroso e il mondo si ritrovò sotto il segno di Giove, subentrò l'età dell'argento, più scadente dell'oro, ma di pregio maggiore del fulvo bronzo. Giove ridusse la durata originaria della primavera e fece scorrere l'anno attraverso inverno, estate e incostante autunno e primavere breve, le quattro stagioni. Allora per la prima volta l'aria si fece incandescente, riarsa da secche vampate o pendette in ghiaccioli sotto i morsi del vento. Allora per la prima volta gli uomini si ripararono in case, da case funsero grotte e arbusti fitti e verghe legate insieme con le fibre.